Let's go! I bolidi della Supercar Series tornano in azione per il penultimo appuntamento stagionale in programma sull'autodromo Piero Taruffi di Vallelunga. In un fine settimana caratterizzato dalla presenza di migliaia di spettatori sul circuito capitolino, pronti a gustarsi il ricco programma agonistico dell'ACI Racing Weekend, la serie organizzata da Giordano Giovannini si presenta con un notevole numero di vetture al via, insieme a diverse wildcard della categoria turismo. Esatto, siamo veramente agli sgoccioli finali di questo primo anno di vita di questo nuovo, di questa nuova serie. E per noi Vallelunga è la gara di casa, vediamo quando andranno le gare, quindi siamo contenti di come sta andando il tutto. Dopo il bottino pieno incassato nel precedente round di Imola, grazie al successo colto in entrambe le manche, la Corvette GT3 portata in pista da Roberto e Luli del Castello punta a ritagliarsi un ruolo da protagonista anche lungo i 4.085 metri del circuito romano, con l'obiettivo di mettere una seria ipoteca sul titolo. La concorrenza però si presenta particolarmente agguerrita, grazie anche alla presenza della Lamborghini Huracan con al volante il giovane Benny Strignano, per la prima volta quest'anno a bordo del bolide di Sant'Agata Bolognese, schierato dal team CLG Bloise Motorsport. Ma gli occhi sono puntati anche sulla Lotus Exige di Piero Randazzo, deciso a confermare segnali di crescita messi in mostra sul circuito del Santerno, così come sulla Mercedes C63 del rientrante Pietro Giordano. È un'atmosfera familiare come i vecchi tempi di 30 anni fa che si stava nei paddock tutti assieme. Diciamo che è un piacere stare in questo Supercar Serie S perché si fa col cuore, con l'anima, senza nessuno scopo di interesse, ma soltanto per fare divertire i piloti, perché forse Giovannini sa i piloti i sacrifici che fanno per arrivare su un circuito e partecipare a un campionato. Corposa la presenza di Porsche al via, con il team Auto Orlando Sport che schiera una 997 GT3R affidandola alle mani del veloce Maurizio Fondi, mentre l'alto tesino Armin Hafner ed il rientrante Massimo Regni puntano ad essere protagonisti nelle zone nobili della classifica. Tra i principali favoriti anche l'ucraino Andriy Yefimenko, mentre a far segnare il proprio debutto nel campionato è Nunzio Antonio D'Achille a bordo di una 997 Cup. Beh, diciamo che la prima gara ne sono felice e orgoglioso, anche perché sono con un team che porterà questa vettura sicuramente sul podio. E per me è la prima volta con una vettura di questo genere, ho sempre guidato vetture a trazione anteriore, questa con la posteriore mi sono ieri nelle prove libere un po' adattato. Nella classe GTE è presente anche la Porsche Cayman affidata a Giancarlo Tanzi, mentre Massimo Zanin completa il lotto dei partecipanti con la BMW M3 del Pro Motorsport. Un grazie all'organizzatore che ci ha dato la possibilità di creare questo campionato dove abbiamo la possibilità di portare le nostre macchine, magari non più di attualità ma presenti e potenti, e di potersi divertire. E devo veramente dire grazie all'organizzazione perché è ottimo, stiamo bene, è un'organizzazione perfetta, il campionato è bello, ci stiamo divertendo, perciò più di questo cosa possiamo chiedere. Numerose anche le wild card presenti in pista, nonostante l'impossibilità di acquisire punteggio utile ai fini della classifica. Nella Turismo 1 al via la Seat Leon Cup di Alessandro Revello e Francesco Palmisano, mentre Six Engineers si affida all'esperto Giorgio Fantilli. A completare la entry list anche l'ucraino Kostian Tienguzul con la Honda S2000 e Pino Severino al proprio rientro con la Renault Clio 1006. La sessione di qualifica vedo subito svettare la Corvette del team RC Pro Racing con Roberto Del Castello che stampa il miglior tempo in 1.33.8. Alle sue spalle si piazza la 997 di Fondi, mentre Randazzo precede per un soffio Yefimenko in seconda fila. La Huracan di Strignano accusa un problema tecnico che gli impedisce di andare oltre al quinto tempo, precedendo Zanin, Hafner, Regni e Giordano, mentre tra le vetture turismo a primeggiare la Seat Leon di Giorgio Fantilli. Sono 42 anni che corro e qui Vallelunga è il circuito di casa, quindi siamo abbastanza
Sappiamo un po' tutto di quello che succede in qualsiasi condizione di meteo, clima, e quindi in un certo qual modo siamo avvantaggiati. Sì, sicuramente questa stagione ho appreso tantissimo, ripeto, avendo comunque un contatto diretto con mio padre, quindi con le sue prestazioni, con i suoi insegnamenti, ti dico, ho avuto la possibilità, esatto, non di equipararmi, quello no, però comunque di potermi avvicinare a lui, avere comunque un riferimento sempre aggiornato e sempre diretto a cui poter far riferimento. Sì, il team è bellissimo, mi piace, l'unica cosa, io mi devo adeguare alla macchina, perché io ho guidato sempre macchine col sequenziale, adesso stiamo facendo scuola guida per migliorare sempre di più. A portarci in pista per un giro di qualifica è Pietro Giordano, il quale ci illustra anche le caratteristiche della sua Mercedes C63 del Tremonti Corse. Let's go! Buongiorno a tutti, siamo sul circuito di Vallelunga per la gara del Supercar Serie S. Siamo in un giro di qualifica al volante di una Mercedes C63 AMG, una macchina ideale per questo circuito, una macchina con delle grandi prestazioni. Siamo quasi alla staccata dei cimini, è una macchina che si guida, diciamo, con delicatezza, perché non è una GT ma è una vettura da turismo, essendo un po' pesante bisogna gestire sia i freni che le gomme, però vi posso assicurare che è bellissima da guidare, perché un 8 cilindri e c'ha tanti cavalli. La macchina ha un cambio sequenziale Modena, il tracciato è ideale per questa macchina e siamo qui oggi a disputare questa gara. Qui siamo all'uscita del salto, quarta. Serio giù alla staccata del semaforo, che si fa di seconda, si arriva ancora giù al tornantino in una sola marcia, si prende il cordolo a destra per seguire, poi per arrivare alla S, che si fa di terza. All'uscita della S si mette la quarta, per poi affrontare di nuovo la Roma in terza. Sferrando il cordolo a sinistra, si sta di nuovo sui gattini del traguardo, che si arriva poi giù ai cimini sfruttando tutta la potenza con la sesta marcia. La prima gara del weekend va in scena in un pomeriggio caratterizzato da temperature decisamente elevate, le quali però non scoraggiano il folto pubblico presente in autodromo, pronto per godersi 25 minuti a base di adrenalina. A mancare l'appello in griglia Benny Strignano, il cui team è impegnato a risolvere i problemi tecnici con l'obiettivo di presentarsi al via di gara 2. Le emozioni non mancano sin dalla partenza, quando Fondi riesce a sfruttare nel migliore dei modi la situazione, portandosi all'esterno di Del Castello e completando il sorpasso all'altezza del curvone, mentre alle loro spalle Randazzo mantiene la terza piazza davanti a Yefimenko, con Hafner che sorprende Zanin sullo spunto iniziale. Tra le vetture turismo, Fantilli mantiene il comando, seguendo da vicino la staccata dei cimini le 997 di Regni ed Achille. Al primo passaggio al tornantino Del Castello è subito minaccioso alle spalle di Fondi, mentre Pietro Giordano è costretto ad alzare bandiera bianca in seguito ad un guaio tecnico. All'inizio della seconda tornata, la Honda S2000 di Guzzula ha la meglio nei confronti della Leone di Revello, mentre Zanin scavalca Hafner andando a riconquistare la quinta posizione. La battaglia per la leadership si fa sempre più intensa, con Del Castello che tenta in tutti i modi di trovare un varco per attaccare Fondi, fino a quando, in uscita dal tornantino, l'abruzzese sfrutta una migliore traiettoria per affiancare la Porsche dell'avversario. Le due vetture si sfiorano, con la Corvette che riesce ad avere la meglio e a prendere il comando.
Mentre Yefimenko continua a tenere nel mirino Randazzo per la terza posizione, Gutzul tenta di proseguire la propria rimonta, sferrando un primo attacco su Palmisano, con quest'ultimo che però chiude la porta al tentativo dell'ucraino. Nunzio d'Achille si piazza alle spalle di Massimo Regni, ma nel tentativo di mantenerne il passo finisce in testa a coda all'uscita del tornantino, perdendo tempo prezioso. Il gruppo di testa si ritrova alle prese con i primi doppiaggi, mentre d'Achille si lancia subito all'attacco, il tutto con Yefimenko che riesce a mettersi alle spalle la Lotus di Randazzo, salendo in terza posizione. Con la situazione in testa ormai definita, la fase finale della gara vive sul duello per il primato tra le Turismo, con Fantilli chiamato a fronteggiare gli attacchi di Gutzul. L'ucraino riesce a scavalcare l'esperto pilota del Six Engineer Saicimini, ma quest'ultimo non si dà per vinto e tenta a sua volta di riprendersi la posizione nei confronti dell'avversario. Alle loro spalle, Francesco Palmisano tenta di approfittare della battaglia, conservando comunque la terza posizione nella classifica Turismo. La bandiera scacchi coglie il successo di Roberto Del Castello, il quale precede con ampio margine sotto la bandiera scacchi Maurizio Fondi, mentre Andriy Yefimenko ottiene il terzo posto nella classifica assoluta. Ad aggiudicarsi il successo tra le vetture Turismo invece Konstantin Gutzul, vincitore al termine di una battaglia con Giorgio Fantilli e Francesco Palmisano. Sul podio protagonisti di gara 1 possono celebrare il proprio risultato in attesa di poter tornare in pista nella giornata seguente per una seconda manche altrettanto ricca di emozioni. Let's go! È la Supercar Series ad aprire il ricco programma domenicale a Vallelunga, con Luli Del Castello presente in griglia come da programma al posto di papà Roberto e Benny Strignano finalmente pronto per dare battaglia al volante della sua Huracan. Le spettacolari immagini riprese dall'interno della Honda S2000 di Gutzul ci mostrano le concitate fasi del via, con l'ucraino impegnato a farsi largo alle spalle della Leon di Palmisano e della 997 di D'Achille. Alla staccata dei Cimini, Fondi insiede da vicino Luli Del Castello, mentre Strignano è già risalito in terza posizione precedendo Randazzo, Yefimenko e tutto il resto del gruppo. Alla Campagnano, Zanin tenta di infastidire l'esterno Regni, con Hafner pronto ad inserirsi alle loro spalle. Davanti intanto la battaglia si accende, con Fondi e Strignano che braccano subito la Del Castello ed il pilota del team Auto Orlando che riesce ad infilarsi poco prima della S, prendendo la testa della corsa. Il primo passaggio si chiude con Zanin che mette due ruote sulla ghiaia all'esterno della curva Roma, subito davanti a Giordano e D'Achille in bagarre tra loro. Mentre Luli Del Castello non molla la presa, al tornantino Yefimenko la meglio nei confronti di Randazzo per la quarta posizione, con Gutzul che subito dietro azzarda un tentativo di attacco nei confronti di Palmisano, finendo però per colpire malamente la vettura dell'avversario. Il pilota ucraino può proseguire la sua gara, seppur con l'auto visibilmente danneggiata, mentre lo sfortunato Palmisano è costretto al ritiro, dovendo parcheggiare la propria vettura nella ghiaia. Massimo Zanin porta a termine un deciso attacco nei confronti di Regni, andando così a prendersi la sesta piazza assoluta, subito imitato da Armin Hafner, che a sua volta infila la 997 del rivale. Davanti la battaglia si fa sempre più entusiasmante, con un terzetto in fuga intento a giocarsi la leadership, fino a quando Luli Del Castello rompe gli indugi, sfruttando un errore di Fondi ai Cimini e riprendendosi la testa della corsa. Anche Benny Strignano non si lascia pregare, infilando a sua volta la Porsche in uscita dal tornantino e mantenendosi alle spalle della Corvette. La Cayman di Tanzi cerca un varco ai danni della Leon di Revello, mentre Fantilli prosegue la propria gara di testa tra le vetture Turismo, precedendo D'Achille e Gutzul, la cui vettura reca gli evidenti segni del precedente contatto con Palmisano. La gara regala un brivido nel corso dell'ottavo giro, quando Massimo Regni, impegnato a mantenere la scia di Zanin e Hafner, finisce per perdere il controllo della propria Porsche alla curva del semaforo, attraversando la via di fuga in ghiaia ed andando ad impattare contro le barriere. La direzione gara decide di mandare in pista la safety car, ma incredibilmente Regni poco dopo riesce a ripartire, seppur con la vettura ampiamente danneggiata.
Il gruppo viene quindi ricompattato alle spalle della vettura di sicurezza, con la gara che può quindi ripartire a poche tornate dalla conclusione. La bagarre torna subito nel vivo ed Achille non esita ad attaccare con decisione Hafner al tornantino. Davanti Randazzo riesce a riprendersi in extremis la quarta piazza ai danni di Efimenko, con Massimo Zanini che proprio all'ultimo giro perde l'anteriore destra, dovendo incredibilmente tagliare il traguardo su tre ruote. Luli del Castello può così festeggiare un nuovo trionfo, transitando sotto la bandiera a scacchi con un margine di 2 secondi e 9 sull'ottimo Strignano, mentre Fondi chiude il suo positivo weekend con un altro podio ed il terzo posto assoluto. I protagonisti di gara 2 possono così festeggiare sul podio, che vede anche il successo di Giorgio Fantilli nella categoria turismo davanti a Guzzo e Le Revello. Si chiude così un altro splendido fine settimana di gare per il campionato promosso da Giordano Giovannini, in attesa di tornare in pista per il gran finale in programma sul circuito di Magione il 26-27 ottobre.